Eccolo. Ok. Ovunque. Eccolo qua. Ok. Unlock your full potential at Crack Addicts. Buongiorno a tutti, oggi siamo in compagnia di Monica e faremo un trattamento osteopatico. Girati verso la finestra, braccia lungo i fianchi. Allora, Monica, tu cosa fai nella vita? Lavori, studi? Allora, io lavoro in un centro commerciale, in un negozio. Ok, sempre in piedi quindi? Sì, esattamente. Quante ore al giorno? Dipende, 6, 8. Ok. Comunque sono una che cammina molto, sì, sempre in piedi, sì. Ok. Ok. Quindi sono abituata molto a carichi, insomma. Sì, ok. Sì, sì, sì. Ti alleni? Mi alleno adesso da un po' sono ferma, però 2 volte a settimana vado in palestra, ok. Corro. Allora, mani sulle spalle così. Spingi in alto la coscia senza aiutarti né con le braccia né col sedere. Vai, brava. Stop, anche questa. Stop, spingi in fuori la gamba. Stop, e anche questa. Stop. Cartilagine nel ginocchio, come siamo messi, che fa un po'... Infatti, è molto male. Sì, eh? Sì. Braccia dritte. Spingi in su. Spingi in giù. Spingi in fuori. Spingi in dentro. Da quanto te lo fa questo rumoraccio? Sempre. Sì? Tanti anni. Ma hai fatto qualcosa? Hai fatto qualche controllo? No. No. Beh, l'unica cosa che puoi fare è rinforzare. Qua sei bella tesa, eh? Sì, molto. Ma hai dolore la schiena? Sì. In che zone? Tutte. Ovunque. Ok. Allora, soprattutto le spalle. Ok. E poi beh, qua. La parte bassa. Sì, ok. Sì. Va bene. Sono abbastanza bloccata. E oggi liberiamo tutto. Grazie al cielo. Almeno sei a posto per un po'. Allora, facciamo una cosa. Prima valutiamo pancia su. Voglio vedere un attimo la forza da sdraiata com'è. Bravo, sdraiati, ti alzo un po' qui, mettiti comoda, gambe dritte, con la gamba dritta spingi verso l'alto, vai, stop, anche con questa, vai, stop, col braccio dritto, giù la gambetta, mi spingi verso il muro, stop, molto bene, hai parecchie tensioni sul muscolo, spingi di là, stop, molto bene. Bella morbida, fammi sentire il cuore, qua sei tesa, qua sei bella dura. Tu non fai mai trattamenti, non ti fai mai... No, purtroppo no, è una cosa che vorrei iniziare a fare. Sì, Sì. E vedrai che dopo questo come ti sentirai, quindi ti verrà automatico, poi fai tutti trattare. Ok, no, penso... Tanto sono cose che puoi fare una volta ogni tanto, non sono terapie lunghe o ravvicinate, fai una volta ogni tanto, ti scarichi, se sei una che si allena. Sì, no, è fondamentale, penso. Assolutamente. Qua hai male? Sì, non mi, tanto. Mi fa un po' di pressione leggermente, ma non mi ripeto. Ok, qui? No. Qui? Un pochino. Qui? No. Qui? Ok, qui? Un pochino. Più destra o più sinistra? Sempre un po' più destra. Ok, e se ti faccio ruotare un po', questo è uguale come dolore o diminuisce o aumenta? Lievemente meno. Ok, e se ti faccio invece ruotare di qui, non cambia niente, aumenta? Un po' di più. Ok, aumenta. Un pochino. Allora, se ti faccio chiudere gli occhi, è uguale o diverso? Uguale. Ok. Va bene, allora sei pronta per la prima volta? Sì, dai. Ok, facciamo subito la parte quella più traumatica così ti togli il problema. Non sentirai dolore, eh? Solo rumore, farà proprio tipo lo scrocchio delle dita. Okay. Ok? Tu stai bella molle, brava, molle, molle, molle.
Molle. Eccolo. Molle, molle, Porco Giuda. molle. Allora, mettiti sul fianco sinistro, quindi di qua. Lo facciamo anche nella parte bassa della schiena, così liberiamo quella parte che ti fa male. Ora ti sentirai cadere, ma non cadi, Quindi stai bella molle. Così, prenditi i gomiti, la testa la metti ruotata, questa la pieghiamo così e questa dritta. Sì, Inspira, morbida e fuori l'aria. Molle, molle, lascia cadere, lascia, brava. Eccolo qua. Wow. Giù le gambe. Ok, girati di qua, dobbiamo fare la stessa cosa. Vieni un po' più vicina, sempre col sedere. Ok, stop. Giù la testa, ti giro io adesso, molle. Così, la testa la metti così. Come prima stai bella morbida. Brava. Inspira. Fuori l'aria. Molle, molle, brava. Ok. Inspira. Fuori l'aria, lasciati cadere all'indietro. Questo è buono. Inspira. Ancora. Fuori l'aria. Perfetto, torna al centro. Dai, è stata brava per la prima volta, è stata brava. Che è un po' traumatica la prima volta, uno sente scrocchiettare, dice, ma cosa sta facendo questo? Giù, giù, gamba dritta, spingi in alto. Stop, piega, piega, unisci i talloni, spingi verso l'interno, spingi verso l'esterno, stop, molto bene. Fai tre bei respironi, fuori, un altro, l'ultimo, ok. Ora braccia dritte, spingi in su, spingi in giù, spingi in fuori, spingi in dentro, ok. Mi faccio degli automassaggi. Brava, e ne hai bisogno perché sei molto tesa, poi ovvio che servirà fare qualcosina, ma perché appunto chissà da quanto tempo ce l'hai così, Sì, così tesi i muscoli. si è accumulato. Esatto, brava. Però vedi, già togliendo i blocchi è meglio. Se fai questa cosa 2 o 3 volte vedrai che rinasci. Ok. E ogni quanto dovrei fare una verifica? Allora, una volta a settimana per 2 volte, secondo me, e poi dopo 1 mese e mezzo, 2 ti fai un controllo. Quindi tipo ripeto tra una settimana e dopo a novembre. Poi una volta che liberi e tu ti fai il tuo allenamento, le tue cose, è solo un discorso di mantenimento, capito? Ok, allora la maggior parte delle cose le ho tolte, non tutte, ma la maggior parte. Quindi adesso fai un po' elaborare quello che ti ho fatto, un po' di fastidio lo avrai domani, poi va a scemare e nel caso ci rivediamo ne facciamo un altro. Faremo un controllo generale e guarderemo l'anca perché ha fatto una caduta e vediamo un attimino se meccanicamente dobbiamo liberare la struttura. Girati verso la finestra. Ti sposto i capelli, braccia lungo i fianchi. Allora, vediamo un po'. Fai un bel respirone. Fai un bel respirone. Fai un bel respirone. Vai giù a toccarti la punta dei piedi. Torna su. Seduta. Gira il collo a sinistra. Dimmi cosa vedi di me. Mano a gomito spalla, mano a gomito spalla, Spalla. viso. Anche spalla, viso Sì, ora. no? Ok, gira a destra. Stessa cosa. Viso Mano, gomito, spalla. no? No. Ok, tu hai dolori al collo e fai qualche tensione. Ginocchio e cuore. Ok, allora sistemiamo anche quella. Mi fai una bella respirazione così. Ma così.
Viene pancia in su con la testa di qua. Il 3. Qua è male? No. 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 Qui è male? No. No. Un respirone? Fuori. Un respirone? Come hai fatto a cadere? Perché era per una settimana e quindi cioè perché pensavo che si fosse fatto male, okay. In realtà non era niente e niente, quindi mi ha lanciato. Ti ha lanciato ciò? Simpatico. È andata bene in realtà, quindi fortunatamente. Sì, no, ma era un team. Eri in salto o eri fermo? No, no, era fermo e impazzito da fermo. Ah, ok. Sì, sì, cioè era proprio fermo. Meno male. Meno male che eri in salto. Era da mai fatto? Ogni tanto ha questo comportamento il cavallo o la prima volta? No, ce l'ha raramente, però quando ce l'ha si impegna. Sì. Dov'è che hai sbattuto l'anca? Qua, cioè... Anche qua grosso e via? Sì. Ok. Hai messo il ghiaccio, hai messo qualcosa? No. Soffri di mal di testa? Ultimamente. Un po' di stress, mi sa che di grimming. Sì? Forti bite? No. Allora, vediamo un po'. Se comprimo questo punto, è dolore? No. Questo punto? No. Questo punto? No. Questo punto? Un pochino. Questo punto? No. Ti svegli già con la tensione la mattina o ti viene durante la giornata al collo? No, mi viene durante il giorno. Quindi la mattina non ce l'hai? No. Male? No. Male? Un pochino. Male? Non molto. Dimmi se hai dolore. No. Dimmi se hai dolore. No. Va bene, allora cominciamo a dare un po' di cosette, cosa dici? Vieni più in alto. Cominciamo dal collo. No, sulla destra, sposto i capelli che... Okay. Pronta? Senti un... rumoraccio, non ti spaventare. Bravissimo. Vieni più qua. Vieni più giù. Scendi, 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 scendi. Stop. Inspira. Fuori l'aria. Inspira. Fuori l'aria. Quindi tutta più in questo lato. Lasciami dalla gamba, brava, morbida, tieniti sul lettino. Ok, vai un po' più in alto col busto, brava, ecco qua. Ok. Girati sul fianco, fianco di qui. Uno, due, gomito, gomito, testa rivolta verso l'alto. Inspira, lascia la molle fuori. Ecco qua. Girati qui. Cadute importanti in passato ne avete, oltre a questa qua? Sì,
Questo piede qua è rimasto sotto il cavallo, cioè Ok. mi sono caduta con la Ok. vecchia cavalla e poi ho questa articolazione qua che è un po' Sempre con una caduta incasinata. a cavallo. E poi è rimasta sotto il cavallo. Sì, siamo cadute così, cioè si è ribaltata e io ero Hai sotto. avuto una frattura, hai avuto una distorsione, cos'hai No, avuto? ho avuto una grossa contusione con un edema dall'occhio e una pasta Peso del cavallo, non ricordi? Il cosa? peso del cavallo, non Sì, ricordi? molto bene. Quanto pesava? 580 kg Su un piede, perché era diciamo. piccolina, Bene, meno male che era piccola. Allora, mano destra sotto il collo. Vieni più vicino a me. Stretta la morbida. Inspira. Fuori l'aria. Vai tutta a sinistra. Sempre la stessa cosa, prima mano. No, molle. Ok, mano sui fianchi. Un pelo più in alto. Ok, allora adesso, quando te lo dico io, mi dai una bella gomitata all'indietro, un colpo secco, forte e veloce. Pronta? Vai. Pronta? Vai. Più forte? Ok. Giù. Allora, un bel respiro. Fuori. Un bel respiro. Un bel respiro. Ok. Oggi devi andare qua, no? No, giro. Ok. Meglio perché dopo il trattamento c'è un assestamento, quindi se vai rischi anche di avere un po' più di dolore post trattamento. Oggi domani un po' di fastidio, prova a posto. Mettimi un po' di ghiaccio sul punto, dopo ti dico quanto e come mettere. Gambe di qui, sedere un po' più vicino a me, mani unite dietro al collo. Chiudi i gomiti, un po' più in basso, ok. Giù la testa, bravo, appoggiati a me, inspira, fuori l'aria, torna su, gambe di là, come prima, dai, ci siamo, che sei stata Ginocchio dobbiamo controllare bene perché capiamo se ricominciare col rinforzo, se tutto è inclinato a destra, è il collo così praticamente. Sempre, mangio, cioè è sempre stato così. Stai mangiando bene, stai mangiando male in questo periodo? Un po' più male del solito. Piega il collo in avanti, vai giù a toccarti la punta dei piedi. Torna su. Ce n'è da fare oggi, eh? Hai dolore dove ti tocco o tendenzialmente non hai fit nei punti di pressione? No, niente di particolare al momento. Qua hai male? Non è carino. Qua hai male? Ok. Più destra, più sinistra? Più Più a destra. a destra. Sì. Allora, c'è da dire che potrebbe essere un po' il livido che è stato a fare un po' di Post-trattamento. fisioterapia e quindi mi Ok. ha decontratto i muscoli. Potrebbe essere vicino a una zona di livido. Ok. Vieni seduto. Sì, questo sì, molto probabile. Fai un bel respirone. Fuori. Quando hai questa fame d'aria che immetti l'aria, riesci a fare questa escursione o comunque anche l'escursione la senti limitata? Un po' Un limitata, po' cioè a volte non mi limitata. sembra di fare il respiro abbastanza grande. Ok. Male qui? Male qui? Meno o di più? Ok. Un po' meno. Allora, metti le mani dietro il collo, qua, piega il collo in avanti e vai giù con la schiena. Torna su, giù, su. Ti
Dimmi se hai dolore, eh? Male? Un po' di più. Sembra bello rigido. Cos'hai mangiato ieri? Non ho velenato. Possiamo dirlo, vai, possiamo dirlo. Era una pizza senza glutine, ma secondo me non completamente senza glutine. Per un celiaco non è proprio il massimo, Infatti, ho fatto una bella mattata. eh? Sì, eh. La fisioterapista ti ha riscontrato qualcosa o ti ha fatto uno scarico globale anche lei? Mi ha fatto un trattamento un po' globale perché anche lei era da un mesetto e mezzo che non ci andava a causa estate. Mi ha detto che però paradossalmente il ginocchio che mi faceva tanto male, che era il sinistro, Ok. sta bene. Sì. Ok. Ha detto che c'è da rinforzarlo, però perché probabilmente con la muscolatura un po' debole si infiammano i tendini o Ok. qualcosa di nervoso più che di muscolare. Mentre poi beh, ero molto contratto perché ho fatto attività fisica recentemente, quadricipite e bicipite femorale, quindi mi ha fatto un po' di decontrattura. E il collo mi ha detto che sono sempre abbastanza conciato. Sì, il collo è il tuo punto debole, Eh sì, eh? Ma lo da sempre. eh Quanto hai in meno a livello di vista? Hai fatto gli esami l'ultima volta? sì. Allora, il destro sono conciatino e ho meno 5 qualcosa, sia e meno 3, 3,5, sia Ok, meno perché è stigmatico. quindi la fisioterapista ha fatto un bel lavoro. Dobbiamo togliere un po' di interferenze meccaniche. Però questi sono i tuoi soliti blocchi che trovo sempre, che adesso andiamo a eliminare via. Calcio è ripreso, riesci a giocare Calcio sì, l'ho fatto un paio di volte, ero un po' debole sulle gambe, bene? probabilmente anche quello lì dovuto a un mesetto fermo, ma però tra palestra un po' di ripresa anche col calcio, spero di rimettermi un attimino in forma. Calcio, non Calcio. faccio finta di essere dei calciatori, cioè nel senso, calcio amatoriale ormai, una certa. Qua hai dolore? Sì. Qua hai dolore? Meno. Qua hai dolore? Sì. Qui hai dolore? Meno. Ok. Dicono, ti arriva la sedia nuova, secondo me Speriamo. qualcosina cambia. Sei conciato qua, eh? Non mi piace. A livello muscolare, se schiaccio, senti tensione, senti fastidi. Sì. Ok, qui anche. Sempre più a destra. Qui. Rilevante, cioè no, cioè nel senso tanto che mi stai schiacciando, ma Ma non è un non dolore dolore. forte. Vieni più vicino. Braccio, braccio. Spalla, spalla. Stai bello morbido. Inspira. Fuori l'aria. Inspira. Fuori. Dillo che le odi queste cose. Me l'hai sempre detto, possiamo dirlo anche No, davanti vabbè, ormai sono a abituato, ormai sono abituato. Vieni sul fianco. Morbidissimo. Qua hai dolore? Sì. Ok. Ma come azzecchi tutte, oh? Hai visto? Sembra quasi che so fare bene il Sembra mio quasi che so fare i lavori, lavoro. incredibile. Giù bene, bravo. Dentro bene l'aria. Fuori. Ok, gira sul fianco destro. Vieni più vicino col sedere. Bravo. Stavolta ruota il collo di qua. Di qua. Yes. Lasciati cadere tutto il corpo, molle, molle, molle. Inspira. Fuori l'aria. Pancia su, ti distruggo oggi. Ok, è un po' che non ti vedo, eh. Si vede. Il corpo ne ha risentito, però a livello fasciale non ti trovo male, ti ripeto, ha fatto un buon lavoro lei, più che sta rinforzando, comunque stai riprendendo l'attività, secondo me stiamo arrivando a buon punto. Male qui? Se vai a fondo inizio a sentire un po' di male. Ok, qui.
Sempre quando vai a fondo un pelo ti fa Ok, più di qua, più di qua. forse più a sinistra. Vieni più indietro. È la risposta giusta. Sì. Morbidissimo. Morbidissimo. Ok. Inspira. Fuori l'aria. Inspira. Fuori. Inspira. Fuori. Inspira. Metti le mani sui fianchi. Quando te lo dico io, mi dai una bella gomitata all'indietro, colpo secco molto forte e molto veloce. Dritto con la schiena, dritto con il collo. Pronto? Vai. Bravo. Pronto? Vai. Ok, giù. Gira a sinistra il collo. Gira a destra. Molto meglio. Dobbiamo impostare un lavoro, ti devi aprire un pochettino con le spalle, quindi allungare la parte davanti affinché poi dietro sei meno teso, perché più allunghi davanti, dietro diventa poco contratto. Magari contrae anche meno lo stomaco, Bravissimo, lo schiacci di meno e ovviamente lavora meglio. sì. C'è un po' questa abitudine di vedere tutto. Sì, quello dobbiamo un pochettino lavorarlo, eh. Però direi che tutto sommato ci siamo. Nonostante l'estate che non ci siamo visti, non hai perso tutto il lavoro che abbiamo fatto, insomma, è rimasto lì. Si può ancora migliorare, ma ci siamo. Però fammi un secondo una camminata. Di qua, dici? Sì, vai in giro per lo studio. Ok. Vieni davanti a me, braccia dritte. Spingi verso l'alto, spingi verso il basso, spingi verso il fuori, spingi verso il dentro. Ok, rimettiti seduto. Io ti vedo tra un mesettino, se tanto vedi lei tra 2 settimane, così continuiamo il percorso. Allora, il discorso fame d'aria, avevi il solito blocco, sempre tra il passaggio dorsale e lombare, che è quello che meccanicamente un pochettino ostacola, l'estensione. E quindi quando sei più chiuso fai più fatica proprio a immettere. Il lavoro posturale ti aiuterà tanto su questa cosa. Tre respironi belli, bravo, fuori, un altro, un altro, perfetto. Teo, ci siamo. Bene.